Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove praticamente vedete che ho un pezzo mancante per quanto riguarda il make-up. Ebbene sì, non ho il mascara perché oggi ho deciso di realizzare un video in cui vi parlo del mascara di NYX Professional Makeup, il World Hype, che è un mascara che mi state vedendo utilizzare davvero tanto negli ultimi tutorial, negli ultimi video. Ho deciso appunto di farne una piccola review recensione per farvi vedere appunto l'applicazione di questo prodotto, quante passate faccio io e dopo quante passate si ha un bellissimo effetto. E il prezzo è di 9,90 euro o 95, se non era 9,95 euro. Senza dilungarci troppo in chiacchiere, passiamo all'applicazione di questo prodotto, così poi facciamo le nostre considerazioni finali. Andremo ad applicare questo prodotto da una parte senza usare il piegaciglia, dall'altra parte useremo il piegaciglia. Ora utilizziamo il mascara senza piegaciglia. Questa è una sola passata di prodotto senza aver utilizzato il piegaciglia. Come vedete, la differenza è davvero notevole. Dall'altra parte andiamo a fare la prima passata utilizzando il piegaciglia. Questa è una sola passata anche dopo aver utilizzato il piegaciglia da questa parte. Come vedete io non vedo grandi differenze perché questo mascara ha uno scovolino molto particolare che fa sì che le ciglia vengano pettinate e dà appunto alle ciglia un effetto volume e anche di curvatura, se così vogliamo dire. Adesso andiamo a realizzare la seconda passata su tutti e due gli occhi. Si vede davvero la differenza, è davvero davvero notevole. Andiamo a fare la seconda passata anche dall'altra parte. Cioè, davvero è favoloso. Andiamo a osare di più e andiamo a fare anche una terza passata.
dunque avete visto che abbiamo fatto tre passate di mascara e nonostante ciò, nonostante questo mascara sia davvero corposo e quindi ci dona volume alle ciglia, come avete visto dopo tre passate ha continuato a pettinare e a volumizzare le ciglia senza attaccarle, quindi senza fare quell'effetto ragnetto un po' antipatico e antiestetico se vogliamo. Lo scovolino come avete visto è cicciotto, però nonostante questo mi ha permesso di mantenere di tenere a bada il fatto che mi sporco sempre con il mascara, diciamo che ha tenuto a freno il peggio. Come vedete dà un effetto ciglia finte, io ogni volta che lo applico mi viene chiesto se ho le ciglia finte. No ragazze, non ho le ciglia finte, ma bensì ho applicato questo mascara e diciamo che il mio massimo è fare tipo due passate, a meno che ecco io non abbia un look particolarmente strong e drammatico, allora li vado anche di terza passata perché ho bisogno di un effetto bello strong e bello drammatico appunto. Sapete che io non ho l'amore spassionato per le ciglia finte, quindi quando posso sfoggio le mie, che già le sopracciglia sono belle che finte. Beh ragazze, questo era il video sul mascara di NYX World Hype, spero tanto che questo video vi sia stato utile, soprattutto per l'acquisto di questo mascara per 9,95 euro. Io straconsiglio, cioè vedete, parla da solo, a me piace da morire. Ce l'ho da più di un mese sicuramente e prima di parlarvene ecco in modo approfondito ho preferito appunto utilizzarlo, riutilizzarlo. Mi arriva perfettamente a fine giornata, non mi cascano pezzettini sul viso, non si scioglie, non è waterproof, però è a lunga tenuta. Le ciglia comunque risultano asciutte e sono morbidissime, sono morbide, cioè si vede proprio che io le tocco e sono davvero morbide al tatto, quindi non hanno quell'effetto finto e duro. Quindi per 9,95 euro io questo mascara ve lo stra consiglio. Sì, ragazzi, questo era il video sul mascara World Hype di NYX. Spero tanto che questo video vi sia stato utile per un eventuale acquisto di questo mascara. Non è sponsorizzato da NYX questo video, né sono stata tanto meno pagata per recensirvi questo mascara. Questa è una mia opinione personalissima e che spero comunque che vi sia stata utile per capire se questo può essere o meno il mascara che può fare al caso vostro. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, aspetto i vostri like e i vostri commenti in merito, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella perché quella vi permetterà di ricevere le notifiche ogni qualvolta io caricherò un nuovo video. Vi aspetto sui miei social, soprattutto su Instagram dove carico centinaia di fotografie e dove sono praticamente sempre avanti alle scatole con le Instagram stories. Quindi spero vogliate la mia compagnia e vogliate farmi compagnia su Instagram. Io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!